Ciao a tutti, allora siamo qui alla sede del Movimento 5 Stelle di Barcellona. Ho voluto fare questa diretta perché mi vorrei confrontare con voi sulle modifiche che abbiamo apportato al super bonus durante la legge di bilancio. Avevamo promesso durante gli incontri di migliorare il super bonus, ampliarlo, cercare di sistemare quelle norme che erano un po' dubbie per alcuni, e lo abbiamo fatto in legge di bilancio. Ora vi elencherò tutto ciò che è stato modificato, vi elenco esattamente l'emendamento che è entrato in legge di bilancio, che poi si incastra all'articolo 119 e 121 del decreto rilancio del 2020. Quindi tutti quelli interessati a conoscere la legge, la norma che riguarda il super bonus, devono ricercare il decreto rilancio del 2020, aggiornato dopo la legge di bilancio, e gli articoli 119 super bonus e 121 legato alla cessione del super bonus. Velocemente vi dico solo in un paio di minuti cos'è il super bonus, anzi in un paio di secondi cos'è il super bonus, perché ne abbiamo parlato più e più volte, e poi mi concentro solo ed esclusivamente sulle modifiche. Vorrei da voi domande riguardanti queste modifiche e eventualmente delle proposte o dei dubbi, perché qualcuno mi ha già mandato qualche dubbio su alcune modifiche che abbiamo fatto, magari vi dirò successivamente. Il super bonus, in poche parole, se andate a prendere questo articolo 119 del decreto rilancio 2020, vi renderete conto che vi permette di fare degli interventi nelle vostre abitazioni, che siano condomini o unità abitative su villette bifamiliari, plurifamiliari e via dicendo, praticamente gratis. Alcuni interventi sono totalmente gratuiti. Quali sono questi interventi? Gli interventi sono suddivisi in interventi trainanti e trainati. Trainanti significa che siete obbligati, per accedere al 110%, a fare uno di questi interventi trainanti, perché trainano altri interventi che attualmente non sono al 110%, ma se voi fate uno di questi interventi trainanti, anche quegli altri interventi diventeranno al 110%, arriveranno al 110% di sconto. Si può ottenere il super bonus quindi se si fanno questi interventi trainanti, e poi su tutti i trainanti, e se si riesce a superare, a migliorare la classe energetica del proprio edificio in base a determinate regole, in alcuni casi due classi energetiche, in altri casi si sente poco. Non so se si sente male, possiamo alzare un po', proviamo a alzare un po' il volume, dovrebbe sentirsi un po' meglio. E quindi, oltre a dover fare questi interventi trainanti per portarsi quelli trainati, bisognerà aumentare di almeno due classi energetiche il proprio edificio. Non sempre il proprio edificio. Si sente meglio? Sì, vi dicono sì. Che si sente meglio. Non proprio, scusatemi, la diretta dà sempre questi problemi. Ripeto velocissimamente. Allora, dovete fare un intervento trainante per avere un trainato al 110%, uno di questi interventi, e in più superare e migliorare la vostra classe energetica di almeno due classi. Ci sono dei casi nei quali non è obbligatorio superare di due classi energetiche, vi spiegherò. Questi sono i due punti fondamentali per poter accedere al super bonus. Successivamente parlate sempre con un tecnico, affidatevi a chi fa questo di mestiere, perché poi ogni singola abitazione può avere delle caratteristiche che permettono o non permettono di accedere al super bonus. Altro, queste sono le FAQ, questa è la terza versione del 24 novembre 2020, ora faremo le FAQ la quarta versione, perché alla luce, quindi non prendetela in considerazione perché ci sono state molte modifiche che sono intervenute esattamente su alcune cose che prima non si potevano fare, quindi oggi si potranno fare, farò le FAQ la quarta versione. Stiamo lavorando con il Ministero per renderle ufficiali, deve essere un'istituzione pubblica, io faccio questo documento perché voglio farvi arrivare delle informazioni, voglio aiutare soprattutto il cittadino a capirne un po' di più, ma per essere ufficiale, per poterlo utilizzare anche in eventuali problematiche future, bisogna per forza che vengano fuori o dall'Agenzia delle Entrate o dal Ministero dell'Economia e Finanze. Ci stiamo lavorando e spero che a breve queste parti diventino istituzionalizzate. Andiamo alle modifiche della legge di bilancio. Se seguiamo le modifiche, la prima è stata la proroga.
è stato prorogato il super bonus al 30 giugno 2022. Abbiamo promesso di portarlo al 2023, quindi al 31 dicembre 2023. Abbiamo un accordo con il ministro Gualtieri, con la compagine degli altri partiti, per poter fare il primo scostamento utile in questo mese e prorogare non più fino al 30 giugno come abbiamo fatto ora 2022, ma fino al 31 dicembre 2023. Quindi un po' di pazienza, arriverà anche quest'altra proroga come promesso. Primo punto delle modifiche, la coibentazione del tetto. Prima non poteva rientrare la coibentazione del tetto nel caso in cui vi era in pratica un sottotetto. Oggi non limitiamo più il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto, quindi anche la semplice coibentazione del tetto rientra tra gli interventi trainanti, quindi quelli più importanti, che se fai questo tutti gli altri trainati diventano al 110%. Abitazione funzionalmente indipendente. Alla lettera B di questo emendamento noi sistemiamo quel problema che molti si sono ritrovati nel momento in cui volevano accedere al superbonus 110%, ovvero posso usufruire del superbonus 110%, ma devo essere funzionalmente indipendente, quindi gli impianti devono essere in pratica i miei, non possono essere insieme a qualcun altro. E oggi con questa modifica noi cosa diciamo? Diciamo la maggior parte dei tuoi impianti devono essere funzionalmente indipendenti, però ti diamo questa possibilità: su questi quattro impianti, quindi impianto di approvvigionamento idrico, impianto per il gas, impianto per l'energia elettrica, impianto per la climatizzazione invernale, se su questi quattro uno non è indipendente non c'è problema, quindi uno su quattro di questi quattro che abbiamo in campo, se non è funzionalmente indipendente, quindi insieme a qualcun altro, puoi comunque accedere al super bonus 110%. Ricordate che sia uno su quattro. Edifici privi di APE. Cosa accadeva prima? Accadeva che in alcuni casi, soprattutto per gli edifici, le unità collabenti, quindi stiamo parlando dei ruderi, di quegli edifici che non potevano produrre un'APE, una prestazione energetica iniziale, perché come vi ho detto dovete migliorare la classe energetica, quindi serve capire la prestazione energetica dell'edificio prima dell'intervento e dopo l'intervento. Nel caso delle unità collabenti era impossibile. Con questa norma, la lettera C del nostro emendamento che si incastra nel 119 del decreto rilancio, noi chiariamo che nel caso in cui vi sia una demolizione, una ricostruzione o una ricostruzione su un esistente, l'importante è raggiungere la classe energetica A. Quindi alla fine dei lavori, se si raggiunge come classe energetica la A, potete accedere al super bonus senza aver prodotto un attestato di prestazione energetica prima dei lavori. Barriere architettoniche, altro tema importante. Oggi, grazie a questa nostra proposta, alla lettera D, noi inseriamo dopo le parole nei limiti di spesa previste e via dicendo anche gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e questo si possono fare anche nel caso in cui i lavori siano fatti in favore di persone aventi più di 65 anni, quindi sia per l'eliminazione delle barriere architettoniche sia per dei lavori che vengano effettuati in favore di persone che hanno più di 65 anni. Questo è un tema molto importante, vediamo se riusciamo a ampliarlo sempre di più. Gli ACP, attenzione, per gli istituti autonomi di case popolari, la proroga che era già prevista per giugno 2022 la portiamo a giugno 2023, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Altro tema importante che viene fuori dalla legge di bilancio, le detrazioni per i sismi oltre il 2008, permettiamo l'accesso diciamo al super extra bonus sismico, perché c'è ovviamente una parte in più per alcuni interventi sismici, ma permettiamo, non era previsto prima, che si possa usufruire di questa extra detrazione del super bonus per tutti gli eventi sismici, che siano verificati dopo l'anno 2008, e però deve essere stato dichiarato lo stato d'emergenza. Questa è una cosa molto importante che mi avete chiesto in tanti. Fotovoltaico anche sulle pertinenze. L'altra modifica che abbiamo messo in piedi è nel caso in cui tu dovessi installare nella tua unità abitativa
un impianto fotovoltaico, puoi usufruire del superbonus, prima non potevi, ora anche nel caso in cui l'installazione di questi impianti fotovoltaici venga effettuata non nella tua unità immobiliare principale, ma non la prima, attenzione, ma in una di queste, in una pertinenza dell'abitazione. Quindi d'ora in poi, grazie a questa modifica, anche il fotovoltaico in alcuni casi era impossibile installarlo nell'abitazione, e allora nella pertinenza ora sarà possibile, e molte case potranno usufruire, molte abitazioni potranno usufruire del super bonus. Rientrano, abbiamo anche modificato la parte riguardante le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Oggi potete usufruire del 110% per gli interventi, se si parla di un edificio unifamiliare, fino a 2.000 euro per unità abitativa. Nel caso in cui ci siano edifici plurifamiliari o condomini che installino fino al numero massimo di 8 colonnine, 1.500 euro. Nel caso in cui gli edifici siano superiori alle 8 colonnine, 1.200 euro. Ovviamente questa agevolazione si riferisce a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Quindi su 8 sono per 8 unità immobiliari. L'altro tema modificato alla lettera N, noi aggiungiamo al comma 9 dell'articolo 119 una di quelle cose che ci avete chiesto in tantissimi, ovvero l'unico proprietario. Alcuni edifici, non essendo condomini, rischiavano di non poter entrare all'interno del superbonus 110%, e invece ora, grazie a questa modifica che vi leggo direttamente la modifica della norma. Quindi oltre ai condomini possono usufruire, per semplificarvi la lettura, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, quindi non aziende, persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più proprietari. Risolto l'enorme problema delle bifamiliari, unifamiliari, possedute da un proprietario e un comproprietario, che attualmente non potevano. Grazie a questa legge di bilancio, d'ora in poi potrete anche voi usufruire del super bonus. Altra norma importante: ricordiamo a tutti che col decreto semplificazione noi abbiamo modificato le regole per le approvazioni assembleari in merito appunto agli interventi sul super bonus. Con la lettera O e la lettera P del nostro emendamento legato alla legge di bilancio, noi introduciamo la possibilità di imputare, non accollare, perché eravamo partiti non accollare, ci sarebbe stato un problema, imputare le spese di alcuni condomini che non vogliono imputarsi le spese del super bonus su altri condomini. Quindi nel caso in cui ci siano condomini che avevano dei dubbi, non volevano imputare a se stessi le spese per il super bonus per vari dubbi, problematiche, ci avete sollevato, era un problema che ci avete sollevato in tanti, altri condomini possono imputare a loro stessi le spese per un'altra unità abitativa. Su questo qualcuno, probabilmente magari arriverà qualche domanda, su questo qualcuno mi aveva sollevato dei problemi riguardanti appunto alle approvazioni assembleari, ma credo che non ci siano, che la norma sia scritta bene, quindi però se qualcun altro mi vuole inviare qualche dubbio o osservazione su questo punto in particolare, ben accetto, perché questo insieme a questo di cui vi leggo, ovvero la polizza assicurativa dei professionisti, arrivate con delle riformulazioni all'ultimo momento, potrebbero, e mi sto confrontando anche con l'IVAS in merito a questo sulla polizza assicurativa, potrebbero anche essere scritti meglio, e quindi sono a disposizione per un confronto su questi temi. Con questa norma, con questo intervento successivo di cui vi sto parlando ora, ovvero della polizza assicurativa, noi cosa prevedevamo? Prevedevamo, l'obiettivo qual era? Era quello di far sì, quindi sempre nella tutela anche del cliente, perché ricordiamo che il cliente, il proprietario di casa, nel caso in cui dovesse ottenere delle asseverazioni, delle documentazioni false, quindi saltare, il rischio di saltare la pratica inizia a diventare concreto, noi abbiamo per legge obbligato chi produce questa documentazione a farsi un'assicurazione obbligatoria fino a un massimale di 500.000 euro, che possa coprire appunto un'assicurazione sbagliata, errata, in buona fede, in mala fede, ma comunque errata.
quel tipo di polizza assicurativa noi prevedevamo con questo intervento che nel caso in cui l'ingegnere, il professionista avesse già un'assicurazione che copre gli stessi identici rischi previsti dalla nostra norma con un massimale superiore a 500.000 euro, allora se già hai questa polizza assicurativa non ne devi fare un'altra. Alcuni ci avete scritto che avete dei dubbi perché si parla di integrare. Il Ministero nella sua riformulazione conosceva perfettamente l'obiettivo della norma, quindi dovrebbe andare nella direzione in cui vi ho raccontato io. Ho aperto già una discussione, ho aperto già un'interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi vi aggiornerò in l'IVAS e vi aggiornerò in merito a queste osservazioni che mi avete già fatto. Altri temi importanti: le assunzioni presso i comuni. Abbiamo messo delle risorse per le assunzioni per i comuni. Ecco, questo è l'ultimo punto più importante, poi ci concentriamo sulle domande. Le pratiche dei comuni. I comuni, molti ci avete sollevato, voi state preparando delle norme, cercate di velocizzare, ridurre la documentazione, però poi io mi trovo al comune X e non riesco a portare avanti la pratica perché la documentazione che loro mi devono rilasciare ritarda e non arriva nei tempi previsti. Abbiamo previsto che possano essere assunti presso i comuni anche del personale, nuovo personale, sia a tempo determinato che indeterminato, solo e esclusivamente per la gestione di queste pratiche di superbonus, e in più mettiamo anche delle risorse per far sì che i comuni possano fare questo tipo di assunzioni. Quindi abbiamo cercato di velocizzare il più possibile, abbiamo questa promessa dalla maggioranza di governo di portare col primo scostamento il super bonus al 2023, quindi entro questo mese, perché dobbiamo fare uno scostamento anche per i ristori delle aziende. Andiamo alle domande. Allora, dammi le domande. Allora, si può togliere, sì, un'altra delle modifiche che mi avete chiesto. Un'altra delle modifiche che mi avete chiesto è quella riguardante il cartello. Allora, una delle modifiche che abbiamo fatto in questa legge di bilancio riguarda il cartello che bisogna mettere. Sì, si può togliere l'obbligo di indicare sul cartello lavori cantieri che si usufruisce il 110%. È una norma che abbiamo messo, si potrebbe anche togliere, però qual è il motivo di levare? Di non indicare sul cartello che è un cantiere che sta usufruendo del 110%, questo non lo so, una proposta magari. Allora, anche per sisma bonus è obbligatoria funzionalità indipendente dell'edificio. Quello che vi ho letto prima, quindi sulla funzionalità sull'indipendenza funzionale dell'edificio, vale per tutti gli interventi all'interno sia del super bonus che del sisma bonus. Quello che vi ho elencato fino ad ora, quindi queste modifiche che vi ho elencato, valgono per tutti gli interventi sia di riqualificazione energetica che di sisma bonus. E altro, ci sono controlli sui prezzi che fanno le imprese? Sì. Sì, ci sono dei controlli sui prezzi che fanno le imprese. Sì, abbiamo introdotto un'ulteriore norma, anzi in realtà alla fine non siamo riusciti ad introdurla, ma ci stiamo lavorando, che permetta di far sì che ci siano maggiori controlli su, più che altro non sui prezzi che fanno le imprese, ma sui rapporti che hanno con i professionisti e sulle parcelle che devono pagare i professionisti. I controlli sui prezzi delle imprese dovreste farle voi, e comunque abbiamo previsto dei massimali per ogni tipologia di intervento. Quindi quei massimali non sono così alti, quindi non abbiamo già, anzi erano molto più alti, li abbiamo abbassati proprio perché ci siamo resi conto che ci potevano essere dei comportamenti scorretti da parte di alcuni, e quindi abbiamo ridotto questi massimali, però sempre all'interno di un massimale, di un range che sia utile per poter avere un prodotto buono nel proprio edificio. Altre domande?
Altre domande? Unità con la penti senza ave può essere anche senza impianti? E, sì, perché non c'è più la... Anche perché se hai un'unità con la penti sicuramente devi fare il cappotto termico, probabilmente farai il cappotto termico, quindi sì, anche senza impianti. Poi... Sì, ma come la mettiamo con la certificazione di agibilità? Nel mio comune, per un periodo di tempo, il capo dell'ufficio tecnico riceve l'autorizzazione a voce 80% del problema, non ha nessuna certificazione di agibilità. Questo è un problema, non credo che siano l'80% dei fabbricati storici, dipende molto anche dal comune, dal tipo di lavoro che ha fatto il comune negli anni. Però questo è un altro di quei problemi che stiamo cercando. La norma ovviamente deve essere il più generale possibile, non può essere troppo specifica, perché poi per andare nello specifico ci vanno i decreti attuativi, i decreti legislativi, quindi se mi sentite ancora piano. No, a posto. Quindi sul tema abusivismo, che è un altro tema, quindi alcuni casi, alcune realtà nei quali edifici vengono costruiti senza impianti di riscaldamento perché in quegli anni non si costruiva impianti di riscaldamento, edifici che hanno degli abusi nella una percentuale eccessiva di territorio, edifici costruiti in aree sismiche come mi ritrovo io nella mia zona qui a Barcellona, Pozzo di Cotto, in area sismica 4 e quindi con difficoltà nel poter accedere al superbonus. Queste sono tante problematiche non tanto legate alla norma che è scritta bene, ma alla diversità del territorio, che man mano faccio questi incontri, faccio queste dirette, vado in giro, le raccolgo per questo motivo, man mano che andiamo avanti proveremo a sistemare gli edifici con la betti crollati senza nave, vediamo comunque perché questo abbiamo già risposto. Posta di modifica, ecco, Walter Scaramucci, consentire ristrutturazione, demolizione, ricostruzione con ampliamento, non solo per interventi di riqualificazione urbana, ma anche laddove gli strumenti consentono ampliamente i premiabili. Superamento del discorso del saldo delle... Allora, sulle due classi energetiche siamo d'accordo. Diciamo che la norma, capite anche voi, la norma nasce per diverse motivazioni. Una di queste è quella di migliorare energicamente, qualificare meglio energicamente tutto il nostro paese, quindi tutte le unità immobiliari. Si va a due classi energetiche perché è un balzo importante, otterremo un risultato importante. Se riduciamo le classi avremmo un risultato a metà. Quindi è vero che ci sono dei casi, e per esempio sulle unità collabenti lo abbiamo fatto, unità collabenti basta raggiungere la classe A, quindi tengo in considerazione, ma ne abbiamo parlato più volte, il tema delle due classi energetiche. Sulla questione della ristrutturazione e demolizione abbiamo già permesso, penso che lo sapete, è già possibile effettuare o utilizzare il superbonus per demolizione e ricostruzione, non si può fare per la parte eccedente, per l'ampliamento in più. Tengo a mente anche questa proposta e ci aggiorneremo nelle prossime settimane. Quali sono le irregolarità che non compromettono? Le irregolarità, guarda, è il 2%, il classico 2% di difformità, però ripeto, un tramezzo, poi mi intendo piccole difformità come un tramezzo, una scala che porta al sottotetto, una piccola finestra, ma posso. Devo vedere il caso singolo. Non è il caso, si parla di un 2% di difformità, come è già previsto nella maggior parte dei casi. Stiamo cercando di verificare appunto cosa si può ancora di più ampliare, ma in questo momento siamo fermi a questo. Quindi in ogni caso, per i singoli casi, cioè se si è difformi, se c'è presente un abuso che non ti permette di entrare nel superbonus, ci deve essere un tecnico che guarda la casa, vede le carte e vi dà una risposta precisa. Sul singolo caso, senza vedere le carte, non posso rispondere. Ho appena parlato con uno dei termotecnici che lavorano con noi, hanno il problema di capire se il massimale di 500.000 euro per lavoro deve fare una polizza ogni lavoro. No, non deve fare una polizza ogni lavoro.
E anche su questo comunque mi tengo, ho dei dubbi sulla riformulazione, questo ve lo confermo anche io, sulla riformulazione sulla polizza che è arrivata all'ultimo momento dagli uffici ministeriali prima dell'approvazione, ho qualche dubbio anche io, quindi tutte quelle riguardanti le assicurazioni, appena avrò questa risposta definitiva da parte dell'IVAS e del Ministero dello Sviluppo Economico farò un comunicato stampa, insomma lo inserirò nelle fatte e vi darò delle risposte, perché è uno dei temi molto importanti. Non dobbiamo caricare gli ingegneri, gli architetti, i professionisti di costi che non servono, ma dobbiamo limitarci a quello che effettivamente è utile e quello che è l'obiettivo della legge, che non è quello di fare milioni di assicurazioni per tutti, ve lo posso assicurare. Bonus ascensori. No, però il bonus ascensore è possibile soffrire detto bonus solo come trainato? No, al momento no, però questo è un tema importante che ci segniamo, perché un'altra delle cose importanti di questo super bonus è l'articolo 121, cioè il fatto di poterli cedere, perché prima con la classica riqualificazione energetica bisognava stare 10 anni ad aspettare il rientro di una certa percentuale. Oggi, dal giorno dopo, direttamente con uno sconto in fattura, parti immediatamente con i lavori. Abbiamo permesso anche al bonus facciate di essere ceduto, quindi questa, diciamo, deve essere la nostra visione del futuro. Cercare di creare più bonus possibili che servono al paese, ovviamente non bonus tanto per fare bonus, sono d'accordo con chi parla di troppi bonus legati a un miglioramento del nostro paese, sia sotto l'aspetto economico, fiscale, energetico, ambientale e quant'altro. Quindi il bonus ascensori potrebbe rientrare all'interno degli interventi trainati, vengono trainati, sì, tengo anche questo in considerazione. Poi, nei centri storici. Allora, nei centri storici, l'idolanza. Nei centri storici i vincoli urbanistici sono troppo vincolanti. Esistono possibilità di deroga per accelerare i tempi? Stiamo lavorando anche a questo. Come detto, nel decreto semplificazione abbiamo semplificato alcuni interventi. Oggi abbiamo avuto l'apertura da parte di tutta la maggioranza, finalmente hanno capito che il superbonus deve essere il futuro, quindi stiamo lavorando e stiamo individuando tutte le singole operazioni che la ditta, il professionista o il proprietario di casa deve mettere in piedi, sono tante, ma erano già così, per anche per le vecchie, c'è qualche documento in più, ma anche per le vecchie, per le norme di ristrutturazione la documentazione è sempre tanta. Quindi sì, esiste la possibilità, ancora non ci sono così tante deroghe per velocizzare i tempi, ma stiamo lavorando anche su questo, quindi ci segniamo anche questo delle deroghe. Poi, se lavora hanno raggiunto. Allora, la proroga riguarda anche i sisma bonus acquisti, se sì è possibile sfruttare in questo caso l'allungamento al 31/12/2022 se i lavori hanno raggiunto almeno. Allora, tutti i lavori previsti, la proroga funziona così, la proroga funziona che chiunque per qualsiasi intervento già previsto dall'articolo 119 del decreto rilancio prima della legge di bilancio, la proroga arriva fino a giugno 2022, ma nel caso in cui a giugno 2022 si è arrivati ad almeno il 60% dei lavori, allora in quel caso la data di scadenza per poter usufruire del superbonus si sposta da giugno 2022 al 31 dicembre 2022, quindi 6 mesi in più, nel caso in cui, come dice giustamente Giorgia Francia, i lavori hanno raggiunto almeno il 60% del progetto complessivo al 30 giugno 2022. Articolo 74, legge 30 dicembre, dobbiamo aspettare il Consiglio europeo ci dia approvazione per procedere. Sicuramente Sabrina Meneghello mi parla delle classiche diciture che voi state trovando all'interno di molte norme, non solo del superbonus ma di tante altre norme, come quelle dei ristori. Quando i ristori siamo partiti dalla telefonata.
siamo obbligati a scrivere nella norma previa autorizzazione europea. Perché? Perché si rischia, ci sono le norme europee che prevedono dei limiti agli aiuti di Stato, e quindi ogni qualvolta, anche per dare la garanzia del 100% sui prestiti con i ristori, questa garanzia che abbiamo dato al 100% sui prestiti, siccome sono state modificate temporaneamente le regole europee, si chiama questo documento Temporary Framework, quindi durante questo periodo di pandemia alcune regole sono state cambiate, e quindi visto che sono state cambiate si chiede l'autorizzazione per poter fare degli interventi extra, quindi non arrivano, sono già arrivate le approvazioni, quindi state tranquilli, non ci sarà nessun blocco dall'Unione Europea. Ricordiamo che l'Unione Europea anzi ha dichiarato che gli altri Stati europei dovrebbero seguire l'Italia su questo tema, dovrebbero anche loro mettere in piedi dei progetti come il Superbonus che sono assolutamente attinenti alle modifiche del Recovery Fund, al Green New Deal e a ciò che l'Europa vuole portare avanti. Non ho altre domande, è passata mezz'ora, facciamo così. Scrivetemi nei commenti altre domande. Aspetta. Sono arrivate altre. Alessandro Quarante. Buonasera, per l'esito positivo dell'assemblea condominiale c'è ancora bisogno di un terzo dei condomini. Abbiamo modificato le delibere assembleari nel decreto semplificazioni, e sì, è previsto, abbiamo modificato, e quindi sì, basta un terzo dei condomini che votano a favore, un terzo dei condomini o la maggioranza dei presenti, comunque rappresenta almeno un terzo dei condomini. Perché non si fanno regione Lombardia, non mi chiedete perché la regione Lombardia non ha ancora emanato i prezzi ali in radio. Io sono al nazionale, tra l'altro la regione Lombardia non c'è neanche il Movimento 5 Stelle, solleciteremo le varie regioni come stiamo sollecitando tutti, sollecitiamo i comuni, ma questo è il lavoro che dovete fare anche voi come cittadini, denunciate il fatto che ci siano dei soldi a disposizione messi dallo Stato, dal governo nazionale, e non riuscite a usufruirne perché le compagini regionali o comunali non lo percepiscono, e quindi non aiutano le aziende e i cittadini a poterlo portare avanti nel migliore dei modi. Quindi, non vedo più altre domande, facciamo così, continuate a scrivere nei commenti domande, proposte riguardanti queste modifiche che abbiamo messo in piedi con la legge di bilancio, io vi risponderò nel più breve tempo possibile, a breve ci sarà forse qualche altra domanda. Se evidente il costo deve sempre e comunque essere inferiore, quindi se rientro nelle prezzi ali ma sfuori il limite dell'allegato 1, è un po'. Non capisco bene la domanda. Scrivete nei commenti. Continuate a scrivere nei commenti ulteriori domande che avete sul tema. E vi risponderò nel più breve tempo possibile, vi risponderò. Cercate di essere un po' più precisi, perché vedo alcune domande un po' tipo caldaia biomassa, punto interrogativo, che significa caldaia biomassa. Cercate di fare una domanda un po' più precisa. Edificio nel posto studiare sia caldaia più termocamino, trainante che apporto termico. Edificio nel familiare si possono sostituire sia caldaia murale più termocamino, trainante, come trainante, se cappotto termico è trainante, poi potete usufruire di tutte gli altri interventi trainati, come ho detto all'inizio, che sono sostituzione degli infissi, schermature solari, sistemi evoluti di termoregolazione, dispositivi multimediali per controllo da remoto. Comunque vi ricordo che queste domande, a queste domande un po' più semplici, queste delle sostituzioni degli impianti, già trovate le risposte all'interno del documento FAQ che vi ho messo a disposizione prima. Ovviamente una settimana di tempo datemi e facciamo il FAQ versione 4, così avrete all'interno anche tutte le modifiche fatte durante la legge di bilancio. Un saluto a tutti e ci sentiamo, ripeto, scrivetemi nei commenti, proverò a rispondervi a tutti nel più breve tempo possibile.